Trofeo Piazza San Marco, vince De Marchi Orient Express con una grappa di Poli. Allora, seconda edizione del trofeo Piazza San Marco, vincitore il bartender dell'Orient Express. Che cosa hai presentato stavolta? Questa sera, quest'oggi ho presentato una ricetta, una rivisitazione di un vieux carré contenente un whisky italiano di Poli, una grappa barricata di moscato, sempre di Poli, un vermouth del professore, del gruppo Campari, e un amaro Vacca Mora, che è dato per dargli una nota amaricante al drink. Ecco, la categoria in cui collocheresti questo miscelato? E un after dinner. Ecco, sai che era un po' un azzardo quello che hai Sì, fatto? era un po' Cioè, un azzardo molto. perché cioè, la grappa, diciamo, non è così usata, diciamo, in una Invece ti ha miscelazione, portato bene. mettiamo. Ma la usi abitualmente la grappa? E la uso qualche volta in miscelazione al lavoro, poi ho avuto il piacere anche di stare in distilleria da Poli a fare una visita completa di distillazione di distilleria da Poli che mi ha arricchito, mi ha fatto conoscere i prodotti e questo mi ha portato anche a Ecco, cosa ti ha successo. portato a fare il barman? Ho sempre avuto la passione da ragazzino Ho fatto la scuola alberghiera, poi ho iniziato a lavorare negli alberghi, ho fatto esperienze all'estero, a Londra e in Australia anche. E poi sono rientrato, ho fatto diversi anni al Cipriani di Venezia e adesso sono 2 anni che lavoro nel treno Orient Express ed è un'esperienza. Ecco, cosa cambia lavorare su un treno come l'Orient Express rispetto a un hotel del lusso come È Cipriani? più stimolante, diciamo che è come un palcoscenico, come un teatro, perché alla fine la gente sta a bordo molto meno, so che solitamente in albergo la gente si ferma una settimana, metti 3 giorni a settimana, mentre lì solitamente fa solo una notte, quindi rimane solo un giorno a bordo, però ha delle aspettative molto alte, vuole godersi il momento, diciamo, non che è a bordo, perché per molti è un sogno, diciamo, fare il viaggio in Orient E Express. riesci a entrare in sintonia con i La clienti? maggior parte sì, diciamo che sono più predisposti perché comunque hanno voglia di godersi, tra virgolette, il momento molto di più magari che in hotel. Bene, se dovessi dare un E consiglio ai giovani che vogliono fare la tua carriera? il consiglio quando sono giovani, di fare esperienza all'estero, imparare le lingue che sono molto utili. E poi non fermarsi troppo in un posto, ma girare per conoscere nuovi stili, no? Conoscere più tecniche, più tipi di miscelazione e arricchire il proprio bagaglio.